Rodondo. E diamo la parola al sindaco. Buonasera. Al sindaco del comune di San Demetrio Livestini, Silvano Cappelli. Clac. Buonasera a tutti. Innanzitutto buon compleanno a Monte Rotondo. Buon compleanno per i 25 anni di volontariato e della massima espressione di protezione civile. Grazie a Marco. E a nome ringrazio Marco per ringraziare tutti e per portare una testimonianza come questi ragazzi, il signor sindaco, sono veramente il fiore all'occhiello del comune di Monte Rotondo. Tenetevi stretti perché in 7 mesi hanno dimostrato veramente cuore, passione, un legame forte a quello che è la solidarietà, ma la solidarietà nobile, il vero senso di solidarietà, e grazie a questo noi già siamo andati oltre il protocollo d'intesa che formalmente sigleremo noi tra le amministrazioni. Il legame tra le persone non si è mai interrotto, ormai da ottobre dell'anno scorso ci siamo visti sempre. Ci siamo ritrovati anche in modo inaspettato al bar per le strade del paese, quindi il legame, insomma, da questo si dimostra che è abbastanza forte. Noi siamo qui presenti questa sera con la Proloco, con la neonata Protezione Civile, io e l'assessore Antonino. Ho con orgoglio, con contentezza, visto che ci sono anche una rappresentanza dei nostri alpini che per nove mesi insieme con Monte Rotondo hanno partecipato ad assistere la nostra popolazione, e questa mattina ho avuto modo anche di scorgere insieme con Marco le fotografie e vedere nei vari anni come la Protezione Civile di Monte Rotondo ha partecipato alle varie emergenze, iniziando proprio dal terremoto dell'80, spiegandoci come si è arrivati al vostro comune dopo qualche giorno. Con tutta una comunità mossa dall'entusiasmo per venirvi a soccorrere. Dopo qualche decennio la Protezione Civile di Monte Rotondo, dopo qualche ora, era presente a San Demetrio, pronti ad organizzare il campo, e il comune di San Demetrio è stato il primo campo in assoluto ad essere montato. Grazie alla loro organizzazione e grazie anche agli sforzi dei nostri concittadini che adesso, insieme alla Proloco, che comunque hanno dato sempre una mano fattiva, già dalla prima sera era pronta la cucina. Quindi questi sono esempi di efficienza, di solidarietà concreta, senza retorica. E io l'ho vissuto sulla mia pelle. Essere terremotati oggi all'Aquila non è cosa da poco. Noi stiamo soffrendo un dramma che comunque c'è stato in qualche modo alleviato proprio dall'efficienza, dalla presenza e dalla vicinanza di una comunità intera che è il popolo italiano, che nei momenti difficili fa vedere quello che noi siamo capaci di fare. Quando le cose nascono dal cuore comunque sono le cose più belle, le cose che comunque riescono meglio e quelle che legano le comunità. Questo è successo sempre.
è successo con Monterotondo, è successo con tutti gli alpini, con tutte quelle persone che a turno, anche rinunciando alle ferie, rinunciando a stare vicino alle famiglie, hanno gestito l'emergenza acuta che a noi è durata 9 mesi. 9 mesi di emergenza acuta è una cosa importantissima. E loro fino all'ultimo giorno hanno cucinato dai 600 ai 300 ai 1200 ai 1400 pasti. Cioè ogni giorno, perché loro avevano la gestione della mensa del campo. In modo efficiente, in modo amorevole, in modo, modo amicale. Da quello penso che è nato un legame con il nostro comune, con la nostra gente, indelebile e comunque durerà per sempre. Questo sicuramente è un atto importante che legherà le due comunità, ma non per noi, per lasciare una traccia a chi verrà dopo di noi e dovrà sapere come è successo il sindaco di Calabritto nella testimonianza, perché queste cose non bisogna dimenticarle e anzi devono essere sprono per chi queste cose non le ha vissute e che comunque le deve conoscere, perché queste sono lezioni di vita per noi e per chi verrà dopo di noi. Comunque fino a quando noi saremo a testimoniare, è ovvio che come Monte di Rotondo sarà, come ha detto il sindaco, lo ringrazio, la nostra, il nostro secondo comune, anche voi a San Damiano avrete, come abbiamo dimostrato e come comunque dimostriamo ogni giorno, siete sempre ben accetti, perché comunque siete ormai parte della nostra comunità, non potrebbe essere altrimenti. Grazie. Prima della cerimonia del gemellaggio ci ha chiesto di poter dire altre due cose il nostro sindaco Alessandri, per cui gli ridiamo la parola volentieri. Sì, ma meno di due, perché concentrato diciamo sul ricordo di quei giorni e chiaramente sulla bella iniziativa che abbiamo messo in atto in occasione di questo 25ennale, sul ricordo dell'opera della Protezione Civile, ho dimenticato una cosa che credo che comunque si fosse letta tra le righe del mio intervento. Un grazie a tutti voi per tutto quello che fate qui ogni giorno, ogni volta che c'è un'emergenza, ogni volta che c'è da organizzare, da dare una mano ai cittadini di Monterotondo. Se non l'ho detto non è per trascuratezza, ma perché diciamo il punto della giornata, come voi stessi riconoscete, penso sia un altro festeggiamento e sancire questo rapporto con questo protocollo. Quindi questo grazie lo rinnovo, perché ve lo meritate veramente tutto. Grazie. Quindi a questo momento, a questo punto c'è uno dei momenti più attesi di tutta la nostra, dei nostri festeggiamenti di questi giorni qui. Si sancirà formalmente il gemellaggio fra il comune di Monterotondo e quello di San Demetrio Nevestini. Il sindaco di Calabritto sarà il nostro testimone, come in qualsiasi cerimonia di nozze che si rispetti, mentre la nostra Francesca leggerà quello che è il protocollo d'intesa per il gemellaggio. Dopodiché i signori sindaci apporranno la loro firma, che poi dovrà essere, penso, mi rimanda dal Consiglio Comunale o qualcosa del genere, poi ve lo spiega bene lei.